E gioia sia. E gioia sia è l'augurio che la gioia di Cristo risorto risplenda sempre. Non posso muovere il braccio e sarà un'impresa questa. Risplenda sempre nel nostro cuore e che possiamo veramente vivere questo Vangelo della gioia. Papa Francesco ci ha da poco consegnato questa bellissima esortazione apostolica, il Vangelo della gioia, riscoprire che come cristiani siamo chiamati a vivere questa gioia piena. Ecco, è proprio da questa scoperta della gioia piena che è nata un po' quella che io chiamo l'avventura di nuovi orizzonti, da questo aver scoperto che certamente siamo tutti raggiunti da questa meravigliosa notizia del Signore, della storia, del Signore delle galassie che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ma spesso ci dimentichiamo che Lui ci ha fatto una promessa meravigliosa: io sarò con voi tutti i giorni. Quindi noi possiamo vivere ogni giorno questa vita con Cristo risorto. Ecco, questa la scoperta che ha dischiuso nuovi meravigliosi orizzonti di luce, di pace, di gioia, di libertà nella mia vita. E questa la meravigliosa notizia che più che mai ci prepariamo alla Settimana Santa, e quindi siamo chiamati a contemplare il mistero pasquale. Questo Dio che ci ama così pazzamente da fare suo ogni nostro grido, ogni nostra ferita, ogni nostra piaga. Il Signore della pace che prende su di sé la nostra angoscia fino a sudare sangue per donarci la pienezza della sua pace. Il Signore della luce che vive la più terribile delle notti per illuminare quelle gelide, taglienti notti che troppo spesso imprigionano il nostro cuore. Il Signore della resurrezione che prende su di sé la morte per donarci di vivere questa esperienza della gloria della resurrezione. Proprio ieri abbiamo meditato nel Vangelo, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Ecco, questa scoperta, no? Che troppo spesso siamo come i discepoli di Emmaus che lungo il cammino incontrano Cristo risorto ed erano discepoli, eh? Luca ci dice, ci parla di discepoli, quindi insomma Gesù lo dovevano conoscere bene. Eppure non lo riconoscono, eppure sono lì, conversano fra loro, sono ancora tutti oppressi, senza, disorientati, senza più parole. No, non si aspettavano che Gesù potesse morire della più infame delle morti, crocifisso. E Gesù si accosta a loro e loro gli dicono: ma solo tu sei così forestiero da non sapere. E c'è un'espressione molto bella che usa l'Evangelista. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ecco, quante volte anche noi cristiani facciamo l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Cristo risorto viene a bussare alla porta del nostro cuore. C'è un passo bellissimo dell'Apocalisse che dice: io sto alla porta e busso. Se uno ascolta la mia voce e mi apre, io entrerò e cenerò con lui. Bellissima questa immagine del Signore che lì alla porta del tuo cuore bussa. E noi siamo presi da mille cose, mille distrazioni, e neanche ce ne accorgiamo, mille rumori. Signore Gesù che viene, Cristo risorto, nell'Eucaristia, e noi siamo lì distratti, no? E non siamo incapaci di riconoscerlo. Signore che si dona a noi attraverso la sua parola,
Il nostro cuore è troppo pieno di tanti impedimenti e siamo incapaci di riconoscerlo. A un certo punto, se vi ricordate, riconoscono Gesù, dicono: Gesù, resta qui con noi che si fa sera. E Gesù va. E loro usano un'espressione bellissima: non ci ardeva il cuore in petto. Mentre egli era con noi, conversava con noi, ci rivelava il senso delle scritture. Ecco, il Vangelo della gioia. Siamo chiamati a vivere questo far cadere, no? Quei veli che ci impediscono di riconoscere Cristo risorto, l'Emanuele, il Dio con noi, il Dio che vuole dischiuderci sempre nuovi orizzonti, il Dio che si è fatto via per noi per mostrarci la via per la pienezza della gioia. L'abbiamo fatta questa esperienza del cuore che ci arde nel petto perché abbiamo incontrato Cristo risorto nella nostra vita. Chi l'ha fatta? Mi alzi la mano. Dai, abbastanza. Io c'ho sto faro che di luce che mi impedisce di vedervi tutti, però dai, abbastanza. Tutti gli altri, vi do una bella notizia, non è che Cristo risorto a voi non vi è venuto a visitare, Cristo risorto si dona completamente a noi e ha promesso: io sarò con voi. Però ci sono tanti impedimenti, no? Ci sono tanti piccole o grandi trappole in cui noi più o meno consapevolmente, più o meno coscientemente cadiamo, che ci portano a chiudere il cuore, ci portano a non aver gli occhi dello spirito ben aperti per vivere quella pienezza di vita a cui il Signore ci ha chiamato. E allora per me è stato importantissimo questa scoperta, no? Che nel Vangelo non c'è solo una storia meravigliosa di Cristo, di quello che Lui ha fatto, dei prodigi, dei miracoli. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È il Verbo di Dio che si rivela a ciascuno di noi. E se il Signore delle galassie ci ha amato al punto da farsi uomo, ci avete mai pensato, no? Perché tutti crediamo nell'incarnazione, ma poche volte pensiamo a questo mistero pazzesco di colui che da principio era il Verbo era Dio, il Verbo era presso Dio, e tutto è stato creato per mezzo di Lui, nulla è stato creato senza di Lui, e il Verbo si fece carne. Dio che si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi. E a questo punto, se il Signore della creazione, che conosce il nostro cuore più di ogni altro, ci ha amato fino al punto da dare la sua vita per noi, ci ha amato fino al punto da venirci a parlare il Verbo di Dio, sicuramente in quello che Lui ci ha detto non possono non esserci le risposte fondamentali a quelli che sono i bisogni più profondi del nostro cuore. Bisogno di pace, bisogno di verità, bisogno di vivere la vita in pienezza, bisogno di comunione vera. Oggi abbiamo tutti rapporti da maschera a maschera, rapporti su Facebook, sui vari social network, rapporti di comunione. Gesù è venuto a darci le risposte a quelli che sono i bisogni impressi nel profondo del nostro cuore. Sant'Agostino diceva: Signore, Tu hai fatto il nostro cuore per Te, e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in Te. Ecco, troppo spesso ci dimentichiamo
che siamo stati creati da un Dio che è amore infinito, per l'amore infinito. E abbiamo questa sete grande di amore. Abbiamo una sete di amore infinito. E lo elemosiniamo qua e là qualche gocciolina di amore. Ma il nostro cuore resta sempre inquieto. Siamo pronti a svenderci, siamo pronti a mettere mille maschere, pur di avere quella goccia di approvazione, di accettazione, di non giudizio. Ma poi in realtà non riusciamo a fare questa esperienza profonda dell'essere amati in tutte le nostre fragilità, in tutte le nostre debolezze. Allora, io spesso, questo libro è sulla gioia, ho sentito il desiderio di scrivere questo libro proprio perché in 20 anni in cui ho avuto la grazia di entrare in punta di piedi nelle storie di tanti nostri fratelli che hanno toccato il fondo del baratro, che hanno sperimentato la disperazione, quella più nera, che hanno cercato la felicità nelle vie che il mondo propone e hanno raccolto morte, si sono illusi di poter trovare la gioia nei tanti paradisi artificiali che sempre più prepotentemente i profeti di menzogna ci propongono, e poi si sono trovati prigionieri di terribili inferni. Ecco, dopo aver vissuto giorno e notte a raccogliere le lacrime, il grido di un popolo che è veramente sterminato, non avrei mai immaginato che nella società del benessere ci fosse così tanto malessere, proprio perché non si punta più all'essere, no? Si punta all'apparire, si punta al piacere, ai soldi, al successo. E allora è nato questo desiderio, no? Di condividere quei tanti piccoli segreti che, se ci lasciamo mettere in crisi dal verbo di Dio, se ci facciamo mettere in crisi dalla parola di Dio che è parola di luce, ci sono stati donati per poter custodire la gioia anche nelle situazioni più dolorose, per poter vivere la gioia piena anche quando la vita ci regala, perché poi spesso non ce ne accorgiamo, ma anche le croci sono un dono, ci regala delle croci così pesanti da sembrarci importabili. Allora io, così, vivendo con persone provenienti da tante esperienze diverse, mi sono accorta che oggi l'uomo contemporaneo sta facendo un errore incredibile, sta facendo della felicità il proprio Dio e si è dimenticato l'ABC del cristianesimo, che Dio è la felicità. Quanti di voi, io spesso inizio gli incontri così, quanti di voi stanno cercando la gioia piena? Alzate la mano. Tutti, tutti. E ne ero sicura, perché solo questa settimana ho fatto 7 città diverse, 7 incontri diversi. Mi capita spesso di incontrare anche palazzetti, e se faccio questa domanda, tutti alziamo la mano, ed è logico che siamo creati per la felicità. Altra domanda, quanti in questa sala sono cristiani? Alzate la mano. Tutti. Ok, adesso arriva la prova del 9. No, perché noi diciamo di essere cristiani, però poi ci dimentichiamo che il verbo di Dio è il verbo di Dio, e quindi che Lui ci dà le risposte a quelli che sono i bisogni del nostro cuore. Allora, i cavalieri della luce esclusi perché non è valido. Tutti gli altri, qual è il segreto che Gesù ci ha dato perché la sua gioia
sia in noi e la nostra gioia sia piena. Alzate la mano. Chi se lo ricorda? Attenzione che poi vi interrogo, per cui se non siete sicuri... Allora, 1, 2, 3, 4... Quattro mani alzate. Come vedete la media, tranquilli, perché anche nei palazzetti da 5-7 mila persone la media è questa. Chi sta cercando la gioia? Tutti. Chi è cristiano? Tutti. Chi si ricorda qual è il segreto? Che Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi, che ci ha amato fino a dare il suo sangue per noi, ci ha dato perché la sua gioia sia in noi, la nostra gioia sia piena, e restano 3-4 mani alzate. Poi vediamo qui se funziona. Chi è che aveva alzato la mano? 1, 2, 3, 4, 5. Tu l'avevi alzata per primo, vai. Se resterete nel mio amore, ci siamo molto vicini, poi? Se resterete nel mio amore, che succede? Che succede? Eh no, mi devi dire cosa ha detto Gesù, qua si suggerisce, non è che possiamo, non possiamo fare all'indovinello. Ehi! Vedi, quei pochi che alzano la mano poi non mi sanno fare la citazione giusta. La citazione giusta, scrivete Giovanni 15,9, ma non nel taccuino, nel cuore a fuoco. Giovanni 15,9. Rimanete nel mio amore, se sarete, ti eri avvicinato. Ma poi continua, rimanete nel mio amore, perché noi a volte, no, pensiamo che stiamo amando, e però non siamo felici, dice, ma com'è? Perché lui non dice amate, come il mondo ci insegna, che non c'è niente a che vedere con l'amore che Gesù ci insegna. Lui ci dice, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre, mio rimango nel suo amore. Attenzione, vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi. E la vostra gioia sia piena. E poi continua. Se osserverete i miei comandamenti, uno si può trovare anche un po' disorientato, no? Perché i suggerimenti d'amore che Gesù ci ha dato sono tantissimi. Poi lui ci facilita e dice, questo è il mio comandamento. E poi? E poi? Eh no, Pietro, tu sei fuori gioco, non vale. Poi, va bene, Pietro l'ha detto. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quindi, non è un amore così, è un amore che è tutto da imparare. Perché il nostro amore, in realtà, se ci andiamo a guardare un pochino in profondità, il nostro amore è sempre un pochino inquinato da un po' di egoismo, un po' di orgoglietto, un po'. Per cui tu quella cosa pensi di farla, oggi mi sono dedicato a tutti, mi sono distrutto per ascoltare 30 persone diverse. Fermati, l'hai fatto veramente perché desideravi senza alcun interesse essere lì accanto a loro ed essere un dono di amore, o l'hai fatto perché così dicono mappa quanto è bravo, quanto è generoso, quanto è disponibile, oppure avevi paura che se non eri disponibile diciamo guarda questo che burbero. Noi spesso facciamo le cose per un sottile tornaconto, con una sottile aspettativa di un ritorno, che siano gli applausi, che siano i riconoscimenti, che siano... Mentre Gesù è venuto ad insegnarci la gratuità dell'amore, un amore che si dona completamente senza aspettarsi niente. E
più impariamo a non aspettarci niente, più tutto ci sorprende e ci stupisce. Da questa parola, che io non posso fare a meno di condividere dovunque vado, perché è stata proprio una luce fondamentale per tutta la mia vita, è nato questo desiderio, ma questa gioia piena, in un mondo che continua a cercarla nei vari miraggi di felicità, che in realtà tu insegui, poi c'è quella gocciolina di cristallo che raggiungi, che sbrilluccica per qualche attimo, e poi ti ritrovi ferito nell'anima, ferito, sfigurato nella profondità del cuore. Questa gioia piena, noi cristiani ci siamo dimenticati il segreto. Io spesso mi domandavo, no, ma come mai dovremmo essere un popolo di risorti, il Vangelo della gioia, e anche fra i cristiani si trovano così poche persone nella gioia piena? Come mai tutti cerchiamo la gioia e così poche persone sono felici? Come mai, nonostante il mondo continua a gridarci in tutte le lingue che se avrai il successo sarai felice, se avrai i soldi sarai felice, se avrai gli applausi del mondo sarai felice, quando poi parlo con queste persone di successo, queste persone che hanno ogni ben di Dio, questi miti, star, superstar, se vai a scavare tutto trovi meno che la gioia piena. Ecco, io credo proprio perché nel nostro cristianesimo ci siamo dimenticati l'ABC, ci siamo dimenticati di farci mettere in crisi dalla parola di Dio, di prenderlo sul serio. E il Vangelo è esigente, perché amate i vostri nemici. Ma che stai scherzando? Amate i vostri nemici. Perdonate. E vi sarà perdonato. No, dimmi tutto, ma perdonà non se ne parla. Cioè, quello come si è permesso di farmi questo sgarro così? E io lo dovrei perdonare. Ma lui ha detto, amatevi come io vi ho amato. E lui sulla croce ci ha insegnato un perdono che è pazzesco. Che era lì sfigurato, il più bello fra i figli degli uomini, sfigurato come uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, eppure Padre perdona loro, non sanno quello che fanno. Dura, dire Padre perdonalo, non sa quello che fa. Ecco, forse perché appunto anche noi senza accorgercene siamo ormai avvelenati dal relativismo, tutto si può fare perché così fanno tutti, dal consumismo, l'usa e getta nelle relazioni, ormai è un usa e getta continuo. Io raccolgo le confidenze dei ragazzi, è impressionante vedere come nel momento più bello, no, in cui tu ti apri al miracolo dell'innamoramento, al miracolo del sentirti prezioso, preziosa, unico per quella persona, e in quello sguardo ti perdi, in quello sbrilluccichio di occhi inizi a svolazzare, e poi tracchete pugnalata. Arriva l'altra ragazza, più sexy, ciao. Arriva l'altro ragazzo, più ciao. E tu fai questa esperienza di essere tradito, di essere usato e gettato. Sono ferite terribili che, anche se oggi ci vogliono far credere che è normale, no? Che incontri uno, è carino, si va a letto, poi ne incontri un altro, è carino, si va a letto. Nessuno ci dice che il corpo non è un giocattolino. Il corpo dell'altro non possiamo usarlo e gettarlo, perché
ci va di divertirci. Ci va di divertirci a tutti e due, siamo pure d'accordo, ma poi c'è un cuore, poi c'è un'anima, poi c'è le conseguenze. Quindi ci nutriamo di consumismo, ci nutriamo di edonismo, lo sballo, il bisogno di piacere, il bisogno... Ormai al posto del ciò che è bene c'è ciò che mi va, faccio ciò che mi va. Ma non seguire la coscienza purtroppo troppo spesso ci porta a quel vuoto, a quella solitudine, a quell'angoscia. La parola di Dio ci dà alcune dritte che non sono proprio in linea con quello che ci dice il mondo. Il mondo ci dice beati i ricchi, Gesù ci dice beati i poveri. Il mondo ci dice beati i playboy, oggi anche le playboy. Gesù ci dice beati puri di cuore, beati voi quando tutti vi applaudiranno, vi osanneranno, vi innalzeranno. E Gesù cosa ci dice? Uno mi ha risposto. Beati voi quando vi perseguiteranno, diranno ogni male per causa mia. Come vedete, sono cose un pochino contrastanti. E c'è tutta una rivoluzione interiore da fare, ogni giorno, per disintossicarci da quello che i profeti di menzogna con tanta arroganza vogliono farci credere, e quello che colui che è la verità è venuto a farci credere. Ecco, l'aver sperimentato che questa gioia piena, che richiede di passare per la porta stretta, richiede un cammino che è piuttosto faticosetto rispetto alle larghe strade che il mondo ci propone, ci porta a sperimentare non solo una gioia piena, ma che questa gioia piena noi siamo chiamati a viverla sempre. Pensate, c'è proprio una parola di Dio che ci dice che questa è la volontà di Dio. Siate sempre lieti. Questa è la volontà di Dio su di voi. Lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, 16. Siate sempre lieti.